questo video vedremo come installare Linux Ubuntu sul vostro Mac, ma il tutto subito dopo la sigla. Ciao ragazzi, ben ritrovati come sempre qui sul mio canale YouTube. Lo avete sentito? Oggi vi mostrerò come installare in maniera davvero molto molto semplice e intuitiva Linux Ubuntu sul vostro Mac. Per poterlo fare però ci occorreranno ben tre cose. La prima, la distro di Linux, non preoccupatevi perché vi farò vedere come scaricarla e in descrizione trovate tutti quanti i link. La seconda, una pendrive da almeno 8 GB perché dovrà essere sfruttata come disco di installazione. E la terza, un software che ci permetterà di andare a flashare questa pendrive e dunque caricare la ISO di Ubuntu e poterla rendere avviabile. Allora ragazzi, ci spostiamo sul computer e andiamo a vedere subito il tutto. La prima operazione da effettuare è quella di scaricare la distro di Ubuntu. Qui sotto in descrizione troverete il link al sito web per poterlo fare. Dunque, una volta in pagina, cliccate su Scaricalo subito. Quando si aprirà quest'ulteriore pagina, nel menu a tendina andate a selezionare l'ultima versione di Ubuntu, la 22.04, mentre qui lasciate Desktop. Vi faccio notare anche che è possibile effettuare il download tramite torrent. Non sto qui a ripetere cosa sono i torrent perché trovate sul canale un video nel quale ho spiegato tutto quanto e perché conviene utilizzarli. Allora andate a cliccare su avvia il download e attendete che si apra la schermata di macOS. Io utilizzo un software per poterlo fare, ma appunto voi continuate con macOS. Chiudo perché ho già effettuato l'operazione. Come seconda fase dobbiamo andare a scaricare software che ci permetterà di flashare la ISO di Ubuntu sulla nostra pendrive e io utilizzo Balena Etcher. Una volta in pagina, sempre raggiungibile dai link qui sotto in descrizione, cliccate su Download for macOS e anche qui effettuate tramite la finestra di macOS il download del software. Una volta effettuato tutto, andate ad aprire Balena Etcher e vi troverete in questa schermata. Allora cliccate qui Flash from File e andate a selezionare dall'elenco la distro di Ubuntu. Eccola qui, fate apri. Ora andate a selezionare la pendrive sulla quale dovrà essere installata. Cliccate allora su Select Target e andate a scegliere la vostra pendrive. Mi raccomando, qui nella lista ci sono tutti gli hard disk esterni presenti sul vostro computer, pertanto andate a scegliere per bene la pendrive, altrimenti cancellerà tutto. Fatto questo, cliccate su Select e poi su Flash. Adesso andate a inserire la password di sistema, date ok e attendete semplicemente che l'operazione di flashing sia terminata. E allora ragazzi, pendrive creata con successo, andiamola ad inserire all'interno del nostro Mac, accendiamolo e teniamo premuto il tasto Alt fino al caricamento del bootloader. Bootloader caricato, andiamo a selezionare EFIBoot con l'icona di un hard disk esterno, dunque diamo invio, verrà caricata la shell per poter avviare Ubuntu e vedete abbiamo prova o installa Ubuntu. Clicchiamo sul primo dunque e attendiamo ulteriormente. E allora schermata di benvenuto caricata, possiamo andare a scegliere la lingua e qui ragazzi possiamo andare a scegliere ulteriormente se provare Ubuntu oppure installarlo. Allora noi clicchiamo su installa Ubuntu. Scegliamo adesso la lingua italiana così come la tastiera, lasciamo così, fa ridere un po', tastiera italiana friulana, tastiera italiana siciliana eccetera. Comunque facciamo avanti. In questa schermata adesso dovremo scegliere cosa fare, se un'installazione normale oppure un'installazione minima. Io vi consiglio di lasciare normale e qui di andare a selezionare di installare il software di terze parti come codec eccetera. Clicchiamo nuovamente avanti ed ora ci troviamo nella schermata più importante. Vi premetto che io avevo installato già Linux Mint, dunque lui lo riconosce e mi dice installa Ubuntu a fianco di Linux Mint, dunque senza andare a cancellare nulla. Qui cancellare l'intero hard disk oppure altro per poter scegliere la partizione. Io vado a fare proprio altro e faccio avanti. In precedenza ragazzi avevo creato una partizione per Linux Mint che è questa qui SDA3ext4 da 80 GB. Voi qualora l'aveste creata potrete trovarla qui, ma è facile che sotto tipo troverete tutto quanto vuoto. Allora dovremo effettuare delle modifiche. Selezionate la partizione, cliccate su modifica, andate a decidere se lasciare la precedente grandezza o modificarla.
parla, dove dice usare come, andate a mettere file system ext 4 con journaling e poi qui cliccate su formattare la partizione, punto di mount, andate a mettere la slash, altrimenti non vi partirà. Cliccate su ok, andate nuovamente a selezionare la vostra partizione così da essere sicuri da non cancellare nulla e cliccate su installa. Adesso cliccate nuovamente avanti dopo l'alert, scegliete il fuso orario, indicate il nome con il quale volete utilizzare il vostro computer, lasciate il nome computer in questo modo, così come il nome utente, ovviamente potrete cambiarli, e andate ad inserire una password. Io metto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cliccate su accedere automaticamente così da non farvi chiedere ogni volta la password e cliccate poi su avanti. E adesso partirà proprio l'installazione di Ubuntu con la copia dei file, la successiva estrazione e installazione. Perfetto, installazione completata, ci verrà chiesto di riavviare il nostro Mac e allo stesso tempo di rimuovere la pendrive, a breve il messaggio. Eccolo qui, pendrive rimossa, cliccate su Enter e tenete premuto nuovamente il tasto Alt per non far avviare il vostro sistema operativo precedente, macOS, Windows, eccetera. Nuovamente nel bootloader cliccate su FBoot. E adesso attendiamo che avvenga il caricamento di Ubuntu. Schermata principale di Ubuntu caricata, finestra di benvenuto che possiamo andare momentaneamente a chiudere. Questa è la barra di Ubuntu, se cliccate qui sopra avrete tutte quante le applicazioni di Ubuntu, avete visto ce ne sono davvero tante. Io vi consiglio di effettuare una prova, andate ad aprire l'app Cheese per vedere se la vostra fotocamera, la vostra webcam funziona, perché Ubuntu ha problemi con molti Mac per ciò che concerne la webcam, come in questo caso, ecco qui, non funziona, almeno vi mettete l'anima in pace da questo punto di vista. Per il resto esistono delle procedure, non per tutti quanti Mac, che vanno a fixare questo problema, ma adesso non ci interessa vedere questo. Ragazzi, sbizzarritevi così come volete con Ubuntu. Perfetto, insomma, avete visto una procedura davvero molto semplice e intuitiva. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, per me questa è una grandissima forma di supporto. Per qualsiasi cosa c'è la chat Telegram di supporto, gratuita, link qui sotto in descrizione, e non dimenticatevi anche di seguirmi su tutti quanti i miei profili social, in particolare su Instagram e anche sul mio canale Telegram di offerte e codici sconto. Ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.